Eccoci ragazzi, allora non c'è due senza tre, terzo tentativo di live con Ludovico Lemme che ora dovrebbe entrare con noi. Dateci solo un attimo perché... In tutti i modi, ok, ora l'abbiamo invitato, vediamo se ce la facciamo. Eccoci, 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 finalmente. Ci siamo. Allora, scusate Ci ragazzi, sei? siamo in piano trasloco, quindi stiamo cambiando provider. Bene, bene, l'importante è che ce l'abbiamo fatta, Ludovico. Grazie prima di tutto che sei con noi. E, Invito. spiego un attimo a chi ci sta seguendo come funzionano queste nostre live. Allora, noi siamo FitnessX, siamo una piattaforma di videocorsi dei migliori trainer in Italia e facciamo delle live settimanali in cui intervistiamo appunto i migliori trainer in Italia. E oggi parliamo con Ludovico Lemme. E di un tema molto molto specifico, secondo me molto interessante, che è l'ipertrofia delle gambe. Ciao Ludovico ancora e grazie di essere con noi. A voi veramente per l'invito, a tutti i ragazzi che ci seguono. Ciao a tutti. Allora, ragazzi, vi spiego velocissimamente come sono queste live. In pratica lasciamo a Ludovico ruota libera per parlare dell'argomento di oggi. Io lo interromperò ogni tanto per fargli qualche domanda volante. In più abbiamo nella parte finale, quindi nella seconda mezz'oretta, gli ultimi 20 minuti, diciamo, le domande che ci avete mandato prima di questa live. Quindi adesso bando alle ciance perché anche con i problemi tecnici siamo andati super lunghi. Ludovico, tema interessantissimo, molto molto specifico, ipertrofia delle gambe. Cosa ci racconti? Allora, occhio perché se mi lasciate ruota libera io vado. Aspetta, quindi interrompetemi se vado un po' troppo lungo per le mie e parto per la tangente. Allora, premessa per contestualizzare un attimo. Noi sappiamo che in generale quando parliamo di ipertrofia noi conosciamo quelli che sono tre meccanismi di adattamento, che sono tensione meccanica, danno muscolare e stress metabolico. Questa è una cosa che è stata vista, poi si parla, un meccanismo funziona più di un altro, alcuni impattano più sul recupero, quindi intervengono sull'ipertrofia indirettamente. In generale non ci interessa, quello che ci interessa è questi tre meccanismi. Ora, io quello che spingo le persone a immaginare è questi meccanismi come se fossero tre luci. Ok, chi magari ha smanettato da un punto di vista grafico con Lightroom o programmi del genere sa che abbiamo la RGB, quindi red, green, blu, no? Le tre luci generali. E con queste tre luci, questi tre colori, possiamo formare tantissime luci differenti. Ok, quindi generalmente quello che noi sappiamo è che questi tre meccanismi, come vengono attivati, si accendono in maniera un po' più intensa. Quindi per farla molto, molto semplice. Semplificare veramente tanto, più sto su un carico meccanico, quindi carico pesante, basse ripetizioni, più io tendo a enfatizzare il danno muscolare, più vado su ripetizioni alte, più lo stress metabolico si enfatizza e questo in maniera non direttamente proporzionale, ma con degli algoritmi, delle funzioni che sono diverse in base al meccanismo stesso. Quindi noi realmente possiamo accendere colori differenti che sono i nostri stimoli finali, perché non parliamo mai di stimolo ipertrofico, ma di stimoli differenti, in maniera differente, intervenendo con questi meccanismi, come banalmente quando parliamo di rep range. Quindi diversi rep range, quello che diciamo è quello che da un punto di vista informatico possiamo chiamare il front end, per chi capisce, cioè quello che noi vediamo sullo schermo. Ok, ti sei illuminato, quindi probabilmente capisci di cosa parlo. Io ho Sì, io sono un ingegnere, quindi mi hai acceso subito. il nostro ragazzo del web design che mi sta facendo la testa così con tutte queste terminologie, quindi sto iniziando a fare metafore che vanno oltre le automobili, perché di solito parlo sempre di automobili per fare metafore. Mentre invece quello che succede dietro le luci, gli stimoli, eccetera, è il nostro back-end, quindi quello che è esattamente la struttura magari del sito e tutto il resto. Per cui sono i rep range, quindi un rep range che va dalle 6, 6, 8, 8, 10, 12, 15, eccetera, eccetera. Quindi quello è dove interveniamo. Ora, come funzionano questi meccanismi sui diversi distretti muscolari? Se noi prendiamo il muscolo di per sé, molti pensano innanzitutto che il muscolo, la prima differenza è quella della tipologia di fibre. Questo è tendenzialmente sbagliato, in letteratura è stato visto ed è abbastanza pacifico, non dico mai dimostrato perché non è mai dimostrato, però i dati attuali, quello che ci suggeriscono è che la tipologia delle fibre
non impatta tanto sull'adattamento ipertrofico, cioè non ci dice, non è predittiva di quanto un muscolo si adatta in base allo stimolo, ma semplicemente quello che, a cui un muscolo è più predisposto. Cioè, questo muscolo è più predisposto all'endurance, questo a questo tipo di stimolo, questo a questo tipo di rep range, eccetera. Però poi come si impatta sull'ipertrofia, realmente non lo sappiamo. Quello che invece sappiamo è che il muscolo preso di per sé, al di là della composizione, questo più si allunga, si accorcia, più stimola diversi rep range, più cresce. Quindi è abbastanza neutro. Il problema è quando il muscolo si attacca al corpo. Nel senso che un conto è prendere un muscolo isolato, creare tensione, ok? Contrarlo, eccetera. Un conto è attaccarlo al corpo, in un certo distretto muscolare, e doverci dare tensione con uno schema motorio. Allora, là inizia a diventare un po' più complicato. Complicato perché? Perché sui diversi distretti io non ho la capacità di generare i meccanismi di adattamento in maniera neutra, cioè ci sono dei passaggi da fare, quindi la risultante è che su alcuni esercizi e su alcuni distretti sarà più facile lavorare su alcuni stimoli e più difficile lavorare su altri. E questo è il motivo per cui nell'approccio all'allenamento per l'ipertrofia ogni distretto deve essere visto diversamente. Si dice ogni distretto risponde meglio a qualcosa. Questo per motivi indiretti, perché per esempio sul petto lavorare sulle alte ripetizioni è difficile, non perché il petto vi risponda male, ma perché se inizio a fare delle machine fly su altissime ripetizioni, normalmente, questa è una cosa aneddotica, empirica che sentite, inizia a intervenire la spalla, gli stabilizzatori si affaticano troppo e la connessione la perdo, mentre viceversa, mantenere una buona attivazione muscolare sul petto, sul gran pettorale, sulle alte sulle basse ripetizioni, quindi alti carichi, è più semplice. Cioè, un distretto è facile da attivare. Ok? Quindi su una panca, una Smith Express, eccetera, riesco a spingere tanto, caricare tanto, lavorare su bassi rep range e attivare quelle famose luci, quegli stimoli. Quindi, quando parliamo di gambe, o di qualsiasi distretto, in questo caso stiamo parlando di gambe, la prima cosa che bisogna ragionare è dove posso dare gli stimoli, su cosa posso migliorare. Perché banalmente, alla base di tutto, per migliorare un distretto muscolare devi diventare straordinariamente forte su tutti gli esercizi utili, su tutti i rep range utili. E il problema è capire quali sono questi rep range utili, perché per alcuni distretti ed esercizi alcuni rep range non sono utili perché non riesco a mantenere lo stimolo in maniera efficace. Le gambe, noi generalmente possiamo fare una suddivisione molto semplice, ossia glutei, femorali e quadricipiti. Ok? Questo è molto basic. In mezzo c'è di tutto, perché abbiamo tutta la componente di adduttori. Quando parliamo del gluteo iniziamo a parlare di abduttori, e quindi il piccolo gluteo, il medio gluteo, il grande gluteo. Quando parliamo in generale di distretti della gamba abbiamo pure gli intrarotatori, gli extrarotatori del femore. Quindi c'è veramente di tutto. Per cui, semplificando, possiamo dire che questi sono i tre distretti principali, i nostri tre protagonisti. Però intervenendo su quelli che sono i compound movement, quindi i grandi compound in generale, una pressa, una squat, uno Smith squat, uno squat anche, eccetera, andiamo a coinvolgere tanta roba e quindi in mezzo ci si mettono stabilizzatori, eccetera, che se del caso devono essere poi allenati in maniera più specifica. Però semplifichiamo con glutei, femorali, quadricipiti e vediamo come rispondono. Per quanto riguarda i quadricipiti, odiamo, il range è molto alto, cioè abbiamo una rosa che è molto ampia. Perché? Perché basse ripetizioni sui quadricipiti le sentiamo, cioè nel senso possiamo caricare tanto, non a caso lo squat è un esercizio del PL, quindi la partecipazione al quadricipite, eccetera, c'è, condivisa con il gluteo, però riusciamo a caricare tanto, riusciamo ad attivarli bene quando carichiamo. Sulle alte ripetizioni, per chi lavora sulle alte ripetizioni, lo senti, si Tosto, sente il quadricipite più brutto, tosto, ok? tosto, tosto, sì. Quindi noi nei quadricipiti possiamo attivare veramente tante luci. L'unico fattore è che quando inizio a lavorare con carichi importanti, sulle basse ripetizioni aumenta tanto il rischio infortuni. Quindi qua non stiamo più parlando di capacità di connessione, adattamento, eccetera, però rischio-benefici, ok? Quindi l'unica cosa che noi vediamo in generale quando parliamo di quadricipiti è che gli atleti più avanzati che caricano tanto dovrebbero iniziare a stare attenti a lavorare su basse ripetizioni, quindi su carichi molto importanti e basse ripetizioni. Però generalmente il range è ampio. Quindi la prima cosa che possiamo dire per l'ipertrofia delle gambe, quando parliamo di quadricipiti, quindi stiamo guardando essenzialmente i quadricipiti, non abbiamo tanti angoli di lavoro, non abbiamo cose da fare perché l'attivazione dei quattro vasti è uniforme, quindi non dobbiamo stare con piedi intrarotati e extrarotati. La cosa che dobbiamo fare è diventare di nuovo straordinariamente forti su tutti i rep range. Quindi devo diventare forte su un 8-10 RM. Nel caso di un neofita iniziamo a diventare forti anche su un 6-8 RM, quindi caricando un po' di più. Su un 12-15 RM, su un 15-20 RM e poi iniziano a diventare anche forti sul
20-25 RM, 25-30 RM, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questo? Non che dobbiamo concentrare il grosso su altissime ripetizioni, ma il punto che deve uscire è che se io divento veramente forte nel lavorare sulle 30 ripetizioni, per dire, quello è uno stimolo per i quadricipiti molto importante. E mi ricordo questa cosa mi è stata detta all'epoca quando iniziai proprio da Milos, che mi disse: io le gambe le ho sviluppate con i lavori a tempo. I lavori a tempo di Milos che cosa sono? Semplicemente range metabolici, cioè magari fa 10 ripetizioni, ma il QT è elevato, quindi nel nostro caso è paragonabile a quelle 30 ripetizioni. Quindi quelle lucette, ok, verso lo stimolo metabolico. Quindi nel caso dei quadricipiti, lo scopo dell'atleta dovrebbe essere diventare straordinariamente forti su tutti i rep range. Per ora stiamo parlando sempre di rep range, ok? Poi interverremo con gli esercizi e tutto il resto. Ti posso fermare, Ludovico, un secondo, così ti faccio respirare, anche perché hai sparato tanto di quel contenuto che basterebbe anche solo questa prima parte per riempire. No, mi fa veramente molto piacere che tu abbia iniziato veramente così, in maniera così forte. Magari ti fermo io ogni tanto perché ti faccio qualche domandina volante, anzi... Ti dico, mi ritrovo tanto con quello che dici. Sei il primo trainer che abbiamo intervistato che mi ha parlato di un rep range anche così alto, quindi mi fa molto piacere che tu abbia tirato fuori questo discorso, che ancora non era stato tirato fuori da nessuno. E mi ritrovo fondamentalmente in tutto quello che dici, anche con il discorso occhio alle basse rep, perché ovviamente con carichi molto elevati o avete comunque tanto buffer, quindi va bene, però occhio perché sono pericolose da un certo punto di vista se non siete in controllo. E quindi per farti respirare ti dico, mi ritrovo in tutto quello che hai detto ed è molto interessante la parte delle rep così alte. Ti volevo chiedere al volo, dammi un esercizio che secondo te può andare bene per andare con queste rep così alte sui quadricipiti. Guarda, tendenzialmente leg extension e press. Ok. Leg extension forse un po' più un'enfasi sul tempo, più che macinare reps. Ok, si presta meglio, ma questo è molto a livello empirico. E macinare, cioè con le forze di taglio che ci sono sulla leg extension, troppo movimento per troppo tempo non è mai l'ideale, mentre invece rallentare. Quindi ti parlo 20 ripetizioni, però tenendo un tempo molto lento, 3 secondi di squeeze in alto, lavori del genere. Per quanto riguarda la pressa, ci si può sbizzarrire veramente. La pressa ci pensa benissimo il lavoro. Ok. No, scusa l'interruzione. Volevo anche dire, poi ti faccio riprendere, che purtroppo, ragazzi, non siamo su YouTube e non siamo su Facebook perché abbiamo avuto un problema tecnico. La live comunque verrà salvata. Ci sono sempre problemi tecnici di ogni tipo, purtroppo ogni settimana ce n'è uno diverso, ma ormai lo sappiamo, però l'importante è che questa live verrà salvata e la potrete vedere sul nostro canale YouTube di FitnessX e poi noi la possiamo dare anche a Ludovico, che ne farà quello che vuole, quindi se vuole anche estrapolare o prenderla tutta per intero e farci quello che vuole è anche ovviamente la sua, perché il contenuto è tutto il suo. Quindi scusami Ludovico, vai pure avanti e io ritorno. Allora, per ora diciamo soffermiamoci sul discorso stimoli, ok? Stiamo ragionando sullo stimolo e quindi inteso come rep range. Parlando invece dei glutei, i glutei anche hanno un rep range abbastanza ampio, nel senso che rispetto ai quadricipiti c'è il margine di caricare anche di più, perché tendenzialmente il rischio infortuni in questo caso è ridotto. Perché? Perché abbiamo un'articolazione, quella dell'anca, che è molto più attrezzata, diciamo, a sopportare carico rispetto al ginocchio. Quindi in quel caso sui glutei, volendo scendere, io l'esempio che faccio classico, noi abbiamo la Ultraflex delle squadre di PL che si allenano e degli atleti veramente veramente forti, e io quello che ho detto, a un certo punto stavo alla Smith, stavo lavorando, mi sono visto tutti quanti là e mi è venuta l'immunizione, ho detto: vedo molti powerlifter con le gambe magari secche, ma non ho mai visto un powerlifter senza glutei, perché hanno questi glutei importanti. Vero. Che botta, accosciata, stacchi, eccetera, c'è un bel lavoro alle spalle. Quindi lavorando su rep range molto bassi, il gluteo risponde bene. Infatti qua, piccola parentesi per le signorine, perché ci ascoltano anche le signorine, nel caso atleti bikini vogliate lavorare il gluteo, la cosa primaria su cui intervenire è sicuramente lavorare stacchi in maniera pesante. Quindi più che squat, stacchi in varianti a gambe semitese, a Romanian extension, quindi senza l'estensione del ginocchio, e cercando di progredire col carico, cioè arrivare a diventare veramente forti. Anche in questo caso, in quale rep range? Sia sulle basse ripetizioni, che quando parliamo di ipertrofia, basse ripetizioni tendenzialmente stiamo sul 6-8 RM,
fino ad arrivare anche al 20RM in questo caso. Magari non mi spingerei oltre perché interviene poi tutta la muscolatura di estensione dell'anca, quindi il lower back, che può essere un fattore limitante molto importante. Però fare con un carico importante uno stacco a gambe semitese, un Romanian deadlift, sulle 20 ripetizioni, cioè diventare veramente forti sulle 20 ripetizioni, è uno stimolo per il gluteo veramente impressivo, veramente importante. Come anche fare delle varianti Arian in generale, per esempio, o affondi alla Smith, o varianti di affondi in generale. Quindi nel caso del gluteo comunque curiamo il diventare forti sul rep range, che non è ampio magari come i quadricipiti, diciamo, anzi è ampio come i quad, però un po' rivolto verso il basso, diciamo, perché possiamo caricare un po' di più senza rischio infortuni, però non mi spingerei troppo perché ci abbiamo il lower back in generale, gli estensori dell'anca, che sono un fattore limitante. Parlando invece di femorali, nel caso dei femorali tendenzialmente non possiamo caricare troppo se non in varianti di stacco, in questo caso che sono esercizi sicuri, però l'intervento del gluteo è tendenzialmente più importante, a meno che non preaffatichiamo e preattiviamo i femorali. Quindi tendenzialmente caricare non troppo, e anche a livello di, diciamo, su un range più metabolico, anche là un po' di meno. Diciamo che a livello carico molto sul metabolico, quando vado sulle lunghe ripetizioni tendo a perdere un po' di attivazione sui femorali, anche perché io non so se è una cosa che, cioè una cosa che ho notato su tantissimi atleti, i femorali bruciano tantissimo, cioè psicologicamente è veramente difficile riuscire ad arrivare su rep range molto molto importanti, cioè su rep range elevati, sempre portando a cedimento e tutto, però quando stai alla 20ª ripetizione e te ne mancano 30 e dalla 15ª iniziano a bruciare così tanto e si impallano, è dura. E quindi può essere in questo senso che sia un punto di non ritorno, no? Che non riusciamo a percepire perché si imballa il muscolo, si carica di sangue, eccetera, eccetera. Per cui tendenzialmente il rep range è un po' più piccolo, diciamo, un po' più stretto. Quindi rispetto al quadricipite, che è così, siamo un po' più stretti. Quindi partiamo da un 10RM circa e arriviamo a un 15RM, qualcosa del genere. Quindi abbastanza stretto. Ora, tutto questo discorso che ho fatto sul rep range ovviamente va, da una parte, adattato all'esercizio specifico, nel senso che su alcuni esercizi possiamo caricare un po' di più, possiamo lavorare su carichi più pesanti, su altri possiamo spingerci in maniera metabolica, quindi non è una regola scritta su pietra, varia in base al soggetto, a come si trova il soggetto, anche in base al macchinario, eccetera, ma soprattutto è logicamente un concentrare il grosso del lavoro in questo rep range, ossia se il rep range ideale, che abbiamo detto per i femorali, è un 10-15 RM, vuol dire che il grosso sarà questo rep range, ma non sdegno di lavorare un po' più in basso, non sdegno di lavorare un po' più in alto, cioè non passi il messaggio che devo lavorare solo ed solo su quello, sì, chiaro, chiaro. E dove mi conviene stare? Io quello che poi invito le persone è che tutto questo discorso è un discorso che logicamente va preso molto con le molle in senso di numeri precisi, come credo di aver fatto passare, ma soprattutto è un discorso che poi si basa molto sulla sperimentazione con gli atleti, ok? Cioè, concretamente, e per dire, nella live che ho fatto con Patrick Tour, pure lui ha detto che effettivamente dice sul petto non vado sulle alte ripetizioni perché tendenzialmente si sente male, mentre sulle gambe riesco ad andare. Cioè, è un qualcosa che, non dico è risaputo, però è aneddotico, ok? Sì. Questo che cosa vuol dire? Che il concetto di base è questo, il rep range, non perché ce lo dice la scienza, ma perché ce lo dice la pratica, perché nella maggior parte delle persone ti dà queste determinate sensazioni, ossia se io esco da questo rep range non sento quel tipo di connessione con il muscolo per cui riesco a progredire. Se sentite quel tipo di connessione con il muscolo e riuscite a progredire, allora ovviamente andate. Ovunque voi riusciate a portare il muscolo oltre i suoi limiti, quindi a stimolarlo, a spingere di più, voi fatelo. Per cui l'invito che io faccio a tutti quanti, sempre quando parliamo, noi parliamo cercando di delineare un po' quella che è una media delle persone, di quello che noi vediamo dalla nostra esperienza, però quello che esorto tutti quanti a fare è a creare intimità in allenamento, cioè capire quello che è il ragionamento che sta dietro, di nuovo, magari capire quello che è il back-end, non soffermarsi soltanto sul risultato finale, su quello che diciamo, e quindi adattare e contestualizzare su di sé, perché io posso benissimo dire, guarda, io sul, non lo so, sulla leg extension sento benissimo quando vado sulle 30 ripetizioni, per dire, perfetto, falla, non hai problemi, tutto quanto ci sta. Ok, quindi questo è un discorso un po' generale. Vuoi interrompermi? Sì, voglio interromperti con una domandina volante, però immagino che tu ce l'abbia già per il dopo, te la faccio lo stesso. Vai. Ma in tutto questo, il volume... Allora, per quanto riguarda il volume, ce l'ho, sì, sicuramente per il dopo. Ah, ok. Quindi non... affrontiamo l'ora, tanto una cosa... Vai. Anche il volume va adattato, nel senso che anche il volume si ritrova in un discorso di capacità di stimolare il muscolo. Generalmente quello che possiamo dire, generalmente per il volume, è che
i distretti che hanno bisogno, che sono un po' più grandi, ma soprattutto che hanno più angoli di lavoro, ok? Devono avere un volume maggiore. Se io prendo la schiena, c'ha tantissimi angoli, perché c'ha tantissimi muscoli come distretto muscolare, c'ha tantissimi muscoli che io voglio attivare. E quindi devo cercare di aggredirla, stesso modo il petto. Il petto abbiamo, da un punto di vista anatomico, i fasci addominali, i fasci esternali e claveali. Da un punto di vista biomeccanico, sappiamo che quelli addominali e esternali si attivano simultaneamente, quindi abbiamo lo sterno che è addominale, però tendenzialmente gli angoli di lavoro sono diversi. Quindi io quando penso al volume, la cosa che devo capire è innanzitutto quanto il muscolo riesce a sopportare, quindi il volume muscolarlo, il volume massimo che il distretto riesce a sopportare. Però dalla mia esperienza è molto varia questa variabile, e ti spiego perché tra un attimo. In secondo luogo devo ragionare su quanti muscoli specifici io sto e voglio cercare di ipertrofizzare, e quanti capi, eventualmente angoli di lavoro ho a disposizione, e ovviamente c'è il discorso poi finale del ROM. Quindi capi, angoli, distretti, ROM sono tutto quello che poi ci dice quanti esercizi io idealmente dovrò utilizzare. Un quadricipite, quanti esercizi devo utilizzare? Beh, l'attivazione è meno male unica, quindi nel momento che faccio leg extension ho attivato il quadricipite. Cos'è su cui posso giocare? Gioco su quello che è il ROM, perché io voglio sovraccaricare in diversi tratti ROM, quindi dare la stessa importanza. Tendenzialmente i dati scientifici ci dicono che in allungamento c'è un vantaggio, probabilmente perché l'allungamento non è mai un massimo allungamento, difficilmente raggiungiamo un massimo allungamento in cui riusciamo a creare tensione perché usciamo fuori dall'active ROM. Quindi la nostra curva a campana di capacità di espressione di forza del muscolo, siamo sempre che non partiamo dal massimo allungamento, partiamo un po' più in là, quindi quello che noi interpretiamo come il massimo allungamento degli esercizi in generale è quello che è più o meno un mid range del muscolo, quindi è il tratto in cui il muscolo riesce tendenzialmente a esprimere più forza, più tensione. Quindi probabilmente, ma questa è un'ipotesi, di nuovo, è questo il motivo per cui tendenzialmente risulta vantaggioso lavorare sul massimo allungamento, sull'allungamento in generale, su quella porzione di ROM. Però, ciò detto, noi vogliamo dare enfasi a tutte le porzioni di ROM, perché tendenzialmente noi sappiamo che l'attivazione delle unità motorie è ROM selettiva, quindi si basa su quello che è ROM. Alcune unità si esprimono, si attivano meglio sul ROM in massimo accorciamento, altre unità così, quindi ipertrofia completa. Vogliamo lavorare un po' tutto quanto. Quindi questa è una prima cosa, una leg extension tendenzialmente mi porta a lavorare bene il massimo accorciamento, ok? Un buon allungamento, un buon mid range, la pressa mi carica molto bene il mid range, un po' meno il massimo accorciamento perché c'ho poca tensione in basso, l'allungamento ROM in basso, l'accosciata completa mi sovraccarica bene il massimo allungamento. Quindi abbiamo tre esercizi fondamentali. Con tre esercizi io il grosso del quadricipite l'ho fatto. Tra l'altro, lavorando quello che è una squat, una pressa, un compound, avrò fatto intervenire anche degli stabilizzatori, in particolare l'hack squat o comunque un'accosciata in massimo allungamento in basso, cioè una buona attivazione degli adduttori, che è un muscolo altrettanto importante. Quindi, tendenzialmente per i quadricipiti il discorso è questo. Quindi, volume per i quadricipiti. Per stimolarli non ne serve troppo. Nel senso che io con un 9-10 serie settimanali li ho stimolati, ok? Ok. Per sovraccaricare, cioè quanto volume i quadricipiti riescono a tenere, questo tendenzialmente va su circa un 20 serie settimanali, ok? Ok. Però io sul massimo volume lascio sempre una riserva. Perché lascio una riserva? Perché in realtà il massimo volume recuperabile è molto strettamente dipendente dal volume sistemico. Cioè se io ho un atleta che deve sviluppare i quadricipiti, io devo prima far spazio, togliere da altre parti e poi aggiungere sui quadricipiti. Quindi là, nel momento in cui io voglio cercare di creare più stimolo, di spingere più quelli che sono i quadricipiti, quello che si fa è, innanzitutto, sono i quadricipiti e quindi meno i distretti accessori. Per cui già se devo intervenire e aggiungere, aggiungo su esercizi più di isolamento, quindi quella che è una leg extension, un CC squat, una pressa fatta con stance molto stretto, quindi la quad press o stance molto basso, che è una variante di leg extension alla fine con un profilo di resistenza diverso, e quindi avrò meno carico sistemico, quindi posso spingere di più. In questo caso tolgo poi volume da altri distretti e quindi posso andare ancora di più. Diciamo che senza stravolgere troppo le cose, fino a un 20 serie settimanali, quindi due sessioni con 10 serie allenanti, quindi lasciando stare tutto warm up, eccetera, i quadricipiti tendono a reggere. Quindi generalmente questi distretti grandi, anche per via che il recupero è tendenzialmente molto più elevato, che per stimolarli a dovere serve un pochetto più di tempo, quello che noi vediamo è che
la nostra forbice, perché parliamo sempre di forbici, è tendenzialmente ristretta, ossia abbiamo bisogno di abbastanza serie per attivarli, ma poi non possiamo spingerli più di tanto, quindi è una forbice abbastanza ristretta. Poi parliamo di serie settimanali, in realtà il discorso che dovremmo fare è scindere le serie per singola distretto, singola sessione, dal recupero, quindi frequenza allenante, però inizia a diventare un po' più complicato. Parlando di femorali, invece, sui femorali riesco a andare un po' di più, perché sono distretti che tendenzialmente posso attivarli con un leg curl, che è straordinariamente efficace, posso attivarli con degli stacchi, e il range di volume è un range di volume che può partire anche da 6-8 serie allenanti, perché sono dei distretti un po' più piccoli, anche là non abbiamo tanto range di lavoro, sono dei flessori dell'anca e degli estensori dell'anca e dei flessori del ginocchio, quindi di base quello fanno. Però a spingerci possiamo spingerci un po' di più, quindi possiamo fare parecchio, perché i femorali tendenzialmente, essendo un po' più piccoli, tendono a recuperare un po' più velocemente rispetto ai quadricipiti. Questo lo percepiamo un po' tutti, per carità i DOMS sui femorali sono brutali, però riusciamo a andare a caricare abbastanza di lavoro, non è così di impatto. Oltretutto, tra parentesi, sempre collegato al discorso del volume sistemico come tetto massimo, dobbiamo considerare anche il recupero neurale, cioè i quadricipiti sono pesanti da allenare, quindi noi dobbiamo considerare che questo fa parte del gioco, non possiamo sì, sai, fare tante serie di quadricipiti, quindi di press, leg extension, eccetera, tendenzialmente c'è un bacio completa del CNS che parte da qua, dobbiamo tenerlo in considerazione. No, il muscolo non è isolato dal sistema, dobbiamo metterlo al nostro corpo, no, lo prendiamo, lo facciamo allenare, poi ce lo reinseriamo quando dobbiamo andare in gara. Sarebbe bello, insomma, sarebbe bello. Forse meno divertente, però più efficace. E infine, per quanto riguarda i glutei, sui glutei c'è un margine di sopportazione del lavoro molto alto. Allora, innanzitutto, le serie dedicate possono essere anche poche, perché se sono predisposto già con dei lavori indiretti, cioè quando vado a fare degli affondi, dei lavori unilaterali, piuttosto che una squat, eccetera, già c'è un buono stimolo, quindi non serve su molti soggetti fare dei lavori specifici. Io l'esempio che posso fare è Lorenzo Fabian, che abbiamo portato, insomma, diciamo che i suoi glutei sono il grosso della scena che fa sul palco normalmente, noi non li alleniamo direttamente, cioè non ci sono lavori diretti, buon intervento comunque in tutto quello che andiamo a fare negli altri distretti, eccetera. Quindi non servono serie specifiche. Come margine di lavoro, di serie che riescono a gestire, in questo caso possiamo spingerci molto, perché ci sono molti esercizi di isolamento che possiamo fare, dobbiamo poi distinguere tra medio gluteo, grande gluteo, piccolo gluteo, quindi andare a fare una distinzione un po' più ampia del target che io voglio dare, quindi dove voglio andare ad allenare, quindi abbiamo molto margine per spingerci anche fino alle 25 serie settimanali, se non anche di più in caso di specializzazioni, nel caso delle donne. Quindi molto spesso, per esempio, categorie bikini in cui è richiesto il gluteo, possiamo togliere lavoro su altri distretti, per esempio in FTB la bikini posa con i capelli dietro la schiena, quindi nel caso degli distretti più centrali della schiena posso togliere un filo di lavoro, perché sul palco non mi serve, serve per discorsi posturali, serve un po' sul fronte, eccetera, però tendenzialmente non sono così impressivi, e caricare molto sul gluteo, perché in questo momento, almeno storico, è molto ricercato una sproporzione del gluteo. In questo caso posso togliere lavoro e posso spingere molto sul gluteo, quindi è un distretto che si presta bene a reggere volumi anche molto importanti, anche perché da un punto di vista neurale, salvo gli stacchi, che ovviamente non caricherò di stacchi per allenare bene il gluteo, ma mi basta quella base, diciamo, di forza, posso spingere su molti esercizi di isolamento che sono molto più gestibili. Ti fermo un attimo, Ludovico, perché c'è stato un commento che è passato e c'è, qualcuno ha detto, adesso non vedo chi, ma qualcuno ha detto Ludovico è un'enciclopedia. E sembra proprio questo, cioè avrei delle domande molto più, diciamo, semplici che poi ti farò, però cioè, Ludovico è vero, ne sa veramente tanta, e quindi vorrei provare a farti una domanda, diciamo, un pochettino più semplificatoria. È una domanda che faccio a tutti i trainer, quindi okay. Mi piace anche, è la domanda dell'isola deserta. Perché adesso abbiamo parlato, no, a 360 gradi delle gambe, volume, range rep, esercizi. Se domani ti trovi su un'isola deserta e puoi fare o far fare diciamo un solo esercizio per gruppo muscolare delle gambe, qual è quell'esercizio e perché? È tosta. Come gruppo mi parli di stacchi, scusami, di femorali, glutei e quadricipiti, giusto? Allora, uno per i quadricipiti, uno per i femorali e via dicendo. Ma nell'isola posso portarmi macchinari? Per capire. Sai che questa domanda me la fanno tutti e sì, ti puoi portare esattamente quello che vuoi. Indispensabile, tipo tiro giù l'albero e costruisco pesi, capito? No, puoi portarti anche i macchinari che vuoi. Ok.
Allora, per i glutei ti dico stacchi gambe semitese, proprio 100%. E se devo sceglierne uno è quello, profilo di resistenza è il migliore perché mi carica molto in allungamento e scarica quando il muscolo è contratto. E assolutamente non stacchi sumo, questa cosa, per i glutei il sumo è... non ha senso, c'è pochissimo ROM del gluteo, lo sentite di più solo perché in alto è più accorciato, ma è una percezione. Perché sto in extra rotazione del femore e in abduzione, ok? Quindi lo sento di più. Per cui sumo 0, 0, 0, cioè pochissimo intervento del gluteo e soprattutto a carico i quadricipiti e adduttori. E quindi stacchi gambe semitese. Per i quadricipiti, dovendo sceglierne uno, ti direi un hack squat, probabilmente, con la possibilità di metterci l'elastico se voglio, quando voglio. E, perché è comunque un, diciamo, plasmabile come tipologia di esercizio, posso variare, c'ho tutto, c'ho una buona tensione su tutto il ROM, soprattutto laddove mi interessa, che è il massimo allungamento. Per quanto riguarda i femorali, un leg curl seduto, probabilmente, considerando che io furbo metterei il leg curl prima degli stacchi semitese, così ho anche l'intervento ai femorali, che non è male, quindi ho il bonus degli stacchi che mi fa pure i femorali. Tra l'altro è stata una domanda che ha generato una serie di commenti, perché lo vedo tutte le volte, chiedere di focalizzarsi su un unico esercizio ci aiuta anche a capire, diciamo, se c'è qualcosa di cui possiamo fare a meno, se veramente possiamo farne a meno. Quindi, tra l'altro tutti rispondono perché è una domanda che genera sempre un po' di così. Anche di ragionamenti, no? Faccio questo, come hai detto tu anche nell'ultima parte, faccio questo perché poi dopo mi sono portato avanti su quell'altro, eh? È molto interessante questa cosa. Ascolta, io andrei, se tu diciamo non vuoi aggiungere anche altre cose rispetto al tema precedente, alle domande che i nostri utenti ci hanno fatto, ok? Sono 5 domande, quindi andiamo molto molto rapidi e c'è un po' di tutto. Allora, parto tra l'altro da una domanda che non c'entra con il tema di oggi, parla di integratori e dice intra-workout, quanto è realmente importante? Ci chiede Giuseppe. Allora, l'interworkout è importante se parliamo di atleti, ok? Io parto sempre da questa distinzione, cioè bisogna sempre capire chi è davanti. L'intraworkout è inteso, per quanto mi riguarda, come principalmente carboidrati e in aggiunta volendo un substrato, un materiale proteico, quindi amminoacidi essenziali, un idrolizzato, però principalmente carboidrati, e sono probabilmente l'integratore più efficace che c'è nello sport in generale. Cioè, se dovessi dire un integratore per lo sport, eccetera, i carboidrati. La scienza della nutrizione e ancora di più quella dell'integrazione è molto giovane, nel senso che si parla della, diciamo realmente della seconda metà del Novecento, ok? Là è iniziato tutto. Anche prima qualche studio è stato fatto, eccetera. E i carboidrati durante l'allenamento è quello che si è visto, il supplemento ergogenico di miglioramento della performance più importante, interviene su tantissime cose. Quindi noi abbiamo innanzitutto un intervento sulla performance mediato dalla velocità, cioè la velocizzazione della risintesi di ATP, che è mediato dall'attività della fosfofruttochinasi 2, che è un enzima regolatorio della glicolisi, che sostanzialmente lui dice procediamo o non procediamo, cioè creiamo energia o meno. Se c'è energia, se ci sono carboidrati, quindi se c'è un rilascio di insulina, questo enzima permette alla glicolisi di avvenire e questo comporta anche un aumento della velocità di risintesi di ATP, che tra parentesi, in maniera curiosa, i dati ci dicono è un po' più alto nel caso della donna. E questo è mediato in realtà dalla presenza non tanto di carboidrati, ma soprattutto di insulina, quindi quel filo di rilascio insulina interviene. Quindi abbiamo innanzitutto un miglioramento di performance. In seconda battuta abbiamo un miglioramento di performance dato dall'omeostasi glicemica. Una delle prime cose che si è visto nella ricerca della nutrizione, dell'integrazione sportiva è stata che la diminuzione del glicogeno muscolare è direttamente correlata sulla fatica, cioè noi sentiamo fatica, perdiamo lucidità perché un po' la glicemia scende, un po' il glicogeno muscolare tende a diminuire. Nel momento in cui manteniamo fisso il nostro glicogeno, la nostra glicemia e diamo un refill a quello che è il glicogeno muscolare, questa sensazione di fatica diminuisce, quindi siamo più lucidi fino alla fine dell'allenamento. E oltre a questo c'è l'impatto dell'ambiente, proprio l'environment della cellula, cioè il miocita si ritrova in una situazione molto più anabolica, più idratata e quel filo di rilascio di insulina durante l'allenamento va a dare degli input innanzitutto anabolici, cioè nel senso, poi la gente si tende sempre a fare confusione quando si parla anabolismo catabolismo perché non specifichiamo di cosa, cioè c'è un catabolismo delle fibre muscolari, ma c'è un input
anabolico a livello di environment, di ambiente cellulare in cui la cellula c'è. Una cellula è più idratata, c'è più acqua, c'è più glicogeno che arriva, quindi materiale energetico. Noi sappiamo che l'attività fisica porta a una traslocazione in membrana dei GLUT4, dei recettori, che è specifica a livello muscolare. Questa è un'occasione d'oro, no? Il famoso motivo per cui si parlava della finestra anabolica, cioè noi sappiamo che l'insulina va in circolo e va a finire principalmente nel muscolo per un discorso di iperemia locale, ok? Perché ho tanto sangue nel muscolo, quindi l'insulina va preferenzialmente nel muscolo, quindi non solo l'attività fisica intensa aumenta la traslocazione membrana del GLUT4, ma anche l'insulina che di base fa quello. Il problema è che un ormone tendenzialmente aspecifico, quindi lo fa un po' nel tessuto muscolare, adiposo, non gliene frega, lui deve abbassare la glicemia, questo è. Invece in questo caso con l'iperemia locale interviene in maniera molto più specifica, quindi è un'occasione per veramente spingere un po' tutto quanto il più possibile, e il muscolo ha una capacità straordinaria che viene tanto sottovalutato, sia quello di aumentare le scorte percentuali di glicogeno muscolare, cioè la sovracompensazione, quindi non compensa ma sovracompensa, e questo è il motivo per cui un sedentario può avere un 100-110 millimoli di glicogeno per chilo di massa muscolare, e negli sportivi arriviamo a vederne anche 200-250, il motivo per cui poi le strategie di reverse diet prima della competizione, di aumento di carboidrati, di cui parlava Massaroni, che andava a proporre all'epoca, io mi ricordo che parlai con Brancati, con tutto il circolo, diciamo, romano in cui io sono cresciuto in generale, e adesso più recentemente sono state riproposte, recentemente, insomma, qualche anno, sono state riproposte dalla Natural Peaking, e tutte queste strategie si basano proprio su cosa? Su aumentare la capacità del muscolo di sovracompensare il nostro glicogeno. Quindi abbiamo un'occasione straordinaria. Tutto questo che cosa porta in soldoni? A più maggiore performance, maggiore ipertrofia, ma soprattutto anche maggiore recupero. Cioè io recupero prima, perché il muscolo sta in una condizione, quando finisco ad allenarmi, in cui già lui sta recuperando, sta in un ambiente ideale, che è anche il motivo per cui metodiche di allenamento di FDFS, che quindi si concludono fiber destruction, fiber saturation, cioè tutte quelle metodiche che si basano sul creare tensione meccanica, danno muscolare, e poi alla fine inserire metodiche di pompaggio. Per chi ha seguito l'Olimpia adesso, l'FST7 è una di queste metodiche, no? Faccio le 7 serie finali, insomma, creano questo pompaggio estremo e aumentano il recupero, sono efficaci per queste, perché in fase finale io lascio stare il muscolo che è saturo e ha tutti i nutrienti, tutto il materiale per recuperare. I carboidrati intra-workout intervengono anche in questo. Quindi da questo punto di vista io dico, se mi so allenare bene, quindi se li so sfruttare, perché se non mi so allenare bene non ho una performance, però se mi so allenare bene è un aiuto che si sente, cioè 100%. E chiarissimo, anzi super chiarissimo. E dico a chi ci sta seguendo che purtroppo non riusciremo a rispondere a tutte le domande che state giustamente facendo qui sotto. Noi, per ovviare a questo, ogni volta che facciamo una live chiediamo, prima di fare la live, di inviarci le domande. Quindi se siete iscritti alla lista di FitnessX, ci inviate le domande, così noi le possiamo fare, perché sennò arrivano 50 domande e dovremo stare qua, Ludovico, fino a domani, e tu hai dei traslochi da fare, quindi non è, purtroppo in questo momento non è il caso. Vado avanti con la domanda successiva, che dice: si fa più ipertrofia con lo stacco sumo o con lo stacco da terra tradizionale? Ipertrofia di cosa, prima di tutto? Perché se parliamo di adduttori, allora con lo stacco sumo. Se parliamo invece del compartimento di glutei femorali e quadricipiti ti dico da vedere, però tendenzialmente più lo stacco terra. Devi vedere dove c'è più ROM. Vedi dove c'è più ROM. Più il distretto, l'articolazione, il distretto, no, dell'articolazione ha un active ROM, quindi il range attivo di movimento, che lavora, quindi porta da A e B, più tendenzialmente stai creando ipertrofia. Quindi questo è molto banale. Il gluteo nel sumo c'ha poco ROM, cioè si muove poco, tendenzialmente non si allunga tanto, rimane tendenzialmente pigro in accorciamento, perché il grande gluteo c'ha delle fibre che tendenzialmente arrivano in avanti, no? Quando faccio uno stacco, quindi lo allungo per bene, ma se io extra ruoto e abduco, sto così, il grande gluteo c'ha delle fibre così, ma io mi abbasso e salgo, le fibre rimangono così, non vanno a intervenire più di tanto. Devo ragionare essenzialmente sul ROM. Poi si può entrare nel discorso di preaffaticamenti, connessione mente-muscolo, che possono cambiare un pochetto il gioco, cioè posso percepire di più il gluteo rispetto al femorale, però diciamo che quando vedo uno scanamotorio senza sapere che cosa sta succedendo qua o a livello percettivo dell'atleta, io
so che ogni distretto ha un piccolo range di intervento, magari questo distretto interviene tra il 30 e il 40%, questo tra il 10 e il 20%, eccetera, eccetera. Poi più il 20, più il 10, più il 30, più il 40 lo so in base alla connessione che l'atleta riesce ad avere sul distretto stesso. Chiarissimo, chiarissimo. Vado avanti con una domanda un po' particolare, te la faccio lo stesso. Claudio ci chiede, dopo aver subito una lesione al sovraspinato con relativo intervento chirurgico, si può ritornare in palestra e riprendere l'attività con i pesi in tranquillità? Sì, cioè questo te lo do per certo, mettiamola così. Il discorso che bisogna capire è questo. Il resistance training, quindi non parlo di bodybuilding, non parlo di ipertrofia, ma parlo di resistance training, è di base l'attività di rehab fisioterapica e curativa per eccellenza. Ok, è questo il motivo per cui ci sono così tante ricerche e questo è il motivo per cui tutti i dati che abbiamo a livello scientifico noi purtroppo dobbiamo ricontestualizzarli al bodybuilding, perché sono dati che sono pensati per il resistance training. Quindi in generale, tendenzialmente, a parte situazioni molto gravi, qualsiasi infortunio, qualsiasi problematica, operazione, è proprio attraverso il resistance training che si cura la problematica, nel senso che si sottopone l'articolazione barra soprattutto la muscolatura stabilizzatoria dell'articolazione sotto sforzo, sotto adattamento, ovviamente consenso, e gradualmente quindi si va a recuperare. Quindi questo assolutamente. Io il consiglio che do a tutti quanti, perché molto comunemente i medici, perché non è il loro lavoro specifico, però vanno a sconsigliare la fisica, quindi io invito sempre questo, non criticate la classe medica perché non sa che le transaminasi si alzano, perché non sa che dovete fare. Allora non ne frega niente, i bodybuilding hanno altro lavoro da fare, ok? Loro sono impegnati su altre cose, ok? Quindi non fate questo attacco alla classe medica perché non capisce il bodybuilder, non ne frega niente il bodybuilder, ok? Quindi cosa che dicevo è, sentite delle figure professionali un po' più specifiche che abbracciano quello che è il resistance training. Per fortuna la community del bodybuilding, anche grazie al vostro lavoro, sta crescendo. Questo sta avvicinando molto personale medico. Ci sono tantissimi medici nel panorama del bodybuilding che oggi si conoscono e quindi grazie a loro possiamo indirizzarci sempre a figure sanitarie che possano guidarci. Parlo di medici, ma parlo di fisioterapisti, fisiatri, ortopedici, tutto quanto, insomma. Io mi ritrovo, tra l'altro ti volevo velocemente raccontare questo aneddoto, quando io giocavo a pallacanestro, sai, essendo comunque uno sport di contatto, spesso passavo sotto a un naso rotto, un polso slogato, qualunque cosa, e all'inizio ero molto restio a riprendere subito gli allenamenti, perché sai, ti sei fatto male, vuoi recuperare con calma, e io avevo un fisioterapista che mi diceva, guarda Luca che se tu rallenti o comunque stai fermo, il tuo corpo si adatta a quella cosa lì, a stare fermo. Quindi è ovvio che lo devi fare sempre con un'idea di fare le cose fatte bene, no? Quindi non è che parti domani e fai, ti alleni come prima, però il ricominciare a ripartire, a essere in movimento, tutto il resto comunque dà uno stimolo al tuo corpo per ritornare come eri prima. Ovvio, questo prendetelo sempre, tra parentesi, come diceva Ludovico, sentite una persona che si occupa di questo e ha anche un'esperienza di allenamento. Esatto. Okay. Esatto. Vado avanti con Tommaso che ci chiede, in ambito powerlifting barra forza massimale, come impostare i complementari di squat e stacco? Quindi lui dice, quali fare, con che volumi? Cioè, puoi dare una tua idea da questo punto di vista? Guarda, io sono sincero su questo, non chiederlo a me. Perché se stiamo parlando di powerlifting e cose, ci sono persone molto più competenti che stanno su quell'area, è molto fuori dalla mia... Io ti posso dare un punto di vista, però io non lavoro con powerlifter. Quindi ti rischio di dirti delle cavolate, ok? Cioè, te lo dico con... Quindi ci sono tantissimi trainer di powerlifting, di strengthlifting, di streetlifting, di tantissime cose che sono molto più preparati di me, quindi rimando a loro poi la palla su questa cosa. Questa, ragazzi, è una cosa bellissima, perché avere di fronte a voi un professionista o comunque un esperto che sa riconoscere quando e fino a dove arrivano le sue competenze e dire per questo c'è qualcun altro, secondo me è un indice veramente di grande umiltà, ma anche di conoscenza di fino a dove uno diventa esperto e fino a dove si può spingere, e l'umiltà di dire no ragazzi, qui
non ci penso io, ma ci pensa qualcun altro, secondo me è fondamentale. E io la vedo veramente in pochissimi trainer, attenzione. Anzi, piuttosto vedo il contrario, cioè l'esperto che poi diventa esperto di tutto. E questo a me sinceramente non piace. Sì, no, guarda, io questa è la base. Noi nel nostro lavoriamo sempre in team, quindi abbiamo tutti un'area di competenza un po' più ristretta, però c'è sempre il dialogo all'interno del team, dei nostri coach in generale, c'è sempre la voglia di confrontarsi e si deve sapere il limite, perché sennò, ecco, appunto, si rischiano di dire cavolate. E quindi, secondo me è la base, secondo me è la base. A me piace informarmi, piace affrontare tutto, però... Per quanto il bodybuilding sia un qualcosa che ti porta a imparare tante cose, a dover conoscere tante cose, ci deve essere sempre il confronto col professionista specifico di qualcosa. Anche il discorso del medico che facevo. Io, se c'è una persona che ha un infortunio, una lesione o qualcosa, io ho sempre un medico di riferimento con cui mi interfaccio. Perché per quanto posso avere la mia idea, ho il medico e il professionista di quell'aspetto specifico. Sono assolutamente d'accordo con te e... Siamo arrivati in dirittura d'arrivo. Ti volevo chiedere se tu, visto che ti ho praticamente fatto tutte le domande che ci sono arrivate in precedenza, se tu volevi concludere l'argomento di ipertrofia delle gambe con un cappello finale, oppure lo lasciamo così come hai finito prima. Dimmi un po' se c'è qualcos'altro che vuoi dire. La chiudo al stile mio, diciamo, con l'ultimo monito che è il mio, diciamo, un po' tratto distintivo, ossia parlando dell'effort, nel senso che poi alla base della problematica principale nel far crescere le gambe è quella di riuscire realmente a creare effort. Vuol dire sostanzialmente portare le gambe, il distretto specifico, a quel grado di cedimento, che è il grado di cedimento che presuppone il mantenimento di una forma impeccabile. Quindi quando io parlo del diventare straordinariamente forti su diventare, quello è un discorso relativo a una certa forma. Perché i powerlifter tendono ad avere il gluteo molto importante? Perché con lo squat, per quello che devono sollevare, la forma da squat non è una forma che coinvolge tanto i quadricipiti, perché loro arrivano, si buttano molto in avanti e c'è una flesso-estensione dell'anca molto importante, quindi il distretto coinvolto, che è quello che riesce a esprimere infatti più forza, è il gluteo. Quindi il discorso principale è, e l'invito che faccio a tutti è, non abbiate fretta di aumentare il carico, cioè siate molto concentrati sulla forma. Dovete imparare a stare sempre dalla parte del macchinario, del bilanciere, perché tanto vince lui alla fine. Quindi non dovete vedervi, io dico sempre, attaccate il set, questo è giusto. Però poi nell'attaccare, voi non state attaccando il macchinario, voi state attaccando il muscolo, è là che voi dovete andare. Quindi il vostro punto di vista non deve essere quella, ah, adesso questa presta, questo carico lo distruggo. No, no, io vado su questo carico e insieme al carico io violento i quadricipiti, violento il distretto che voglio fare. Quando vado a fare gli stacchi insieme a questo bilanciere, io diventerò i glutei. Quindi voi state sempre dalla parte del carico, mai dalla parte del muscolo o del sistema del vostro organismo. E poi è quello che perde, quindi la vostra è una scommessa vincente. Per cui l'invito che faccio è di cercare di entrare in quest'ottica, e questo vale per tutti gli stretti. Cioè voi dovete sfruttare il peso, il carico, lo schema motorio per creare quanto più effort, più tensione, più violenza nel distretto muscolare con... possibile, ok? Questo vuol dire, banalmente, a monte cercate di allenarvi prima più intelligentemente, ok? E dopo con più cattiveria, però prima più intelligentemente, quindi forma esecuzione che rendano l'esercizio quanto più difficile possibile per il distretto target. Una volta che avete trovato questo schema, questa forma, allora attaccate con tutta la violenza possibile. E là io sono un fautore, ma per questo perché ci credo fermamente, non ho niente che mi suggerisca al contrario del fatto che per ottimizzare, quindi non per avere risultati, ma per ottimizzare la capacità di portare un distretto al cedimento con una forma impeccabile, quindi parliamo di un cedimento tecnico quantomeno con una forma impeccabile, è quello che fa la differenza per ottimizzare i risultati. Non tutti ce l'hanno, è un qualcosa che va allenato, quindi dobbiamo allenarci, non possiamo pretendere che andiamo, ce l'ho, non ce l'ho, ok, a posto, va allenato. Quindi cercate di allenarvi sempre in questo senso. Pian piano negli anni vi ritroverete che avete forme sempre migliori, perché la forma è qualcosa che non finisce mai di migliorare, e carichi che salgono, ma anche capacità di esprimere effort che anno dopo anno, mattoncino dopo mattoncino, aumenta. Ragazzi, io credo che qui ci sia talmente stata tanta ciccia e tanto contenuto che fortunatamente per voi questa live viene salvata
la potrete rivedere su YouTube, sul nostro canale, quindi se digitate Fitness X su YouTube la potrete rivedere nei prossimi giorni, perché è stata veramente una live da ascoltare, secondo me, a velocità 0,75, se voi andate in basso, e prendere appunti, perché c'è stato veramente, veramente tanto contenuto. E quindi io, Ludovico, ti ringrazio veramente di cuore e ti aggiungo anche questa cosa che non ti ho detto. Spero un giorno di fare qualcos'altro con te, perché anche oggi mi hai stupito. Io ovviamente ti conosco da tempo, però oggi ho avuto modo di toccarti di persona, anche solo digitalmente, no? Quindi fare questa chiacchierata. Quindi spero di fare qualcos'altro con te, magari sarà anche solo una live, magari sarà anche un nostro videocorso, chi lo sa, però ti volevo ringraziare di cuore, perché questa è stata veramente una super live che consiglio a tutti di vedere sul nostro canale a 0,75. Io ti ho detto che era rischioso farmi andare a ruota libera, ti ho avvertito. Sì, è vero, è vero. Ludovico ci aveva... Scusami, c'era un po' di ritardo, non ti ho sentito, vai pure. No, dicevo, ringrazio voi di tutto quanto, la rifacciamo assolutamente, perché mi devo far perdonare per la connessione, quindi appena dovrebbe arrivare tra qualche settimana il broadband e tutto, assolutamente ci risentiamo e la rifacciamo anche su YouTube, Facebook, eccetera. Sì, perché dovete sapere, ragazzi, che noi di solito la trasmettiamo su tre canali, quindi Facebook, Instagram e YouTube. Purtroppo per problemi tecnici siamo solo su Instagram, quindi io prendo per buona questa tua promessa, Ludovico, per una prossima live sui tre canali. 100%. Grazie mille ancora, grazie. E ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con un altro ospite speciale, e quindi non perdete questa salvata sul nostro canale YouTube. Grazie Ludovico, ci sentiamo presto. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.